Grazie mille Presidente Weiler, grazie Joseph. Autorità tutte, autorità cittadine e cittadini, docenti dell'Istituto Universitario Europeo, per me è un piacere e una grande gioia poter portare la voce del governo italiano a questa edizione dello State of the Union, particolarmente interessante anche in considerazione dello spostamento Roma-Firenze ieri con Joseph che ha guidato la discussione tra Jean-Claude Juncker, Donald Tusk e Martin Schulz. La mia gratitudine dunque al Presidente Weiler, al neo segretario generale Schioppa e a tutto l'Istituto Universitario Europeo. Tornerò alla fine del mio intervento sui temi dell'Istituto Universitario Europeo. Omaggio e saluto la città di Firenze. Da ex sindaco mi sono divertito a entrare dall'entrata di lavoro, anche per entrare di nascosto nel Salone dei 500, poi mi sono ricordato che dovevo omaggiare il gonfalone della città di Firenze e non è un gesto formale, è il gesto di riconoscimento che fa qualsiasi ospite, in questo caso il rappresentante del governo, al simbolo più straordinario di questa città, che è una città di cultura, che è una città di bellezza, ma che è innanzitutto una città di valori. Il gonfalone medaglia d'oro della Resistenza lo rappresenta in modo straordinario. Un grazie e un abbraccio a Joseph Muscat, primo ministro di Malta, soprattutto amico, oltre che capo del governo di un paese amico. Joseph ha condiviso i momenti più difficili. Lo dico agli amici fiorentini, da quando sono a Roma forse i momenti più difficili sono stati proprio quelli legati all'immigrazione. E adesso tutta Europa discute di immigrazione, adesso tutta Europa ragiona, riflette su questi temi. Però esattamente un anno fa eravamo sostanzialmente da soli a doverlo affrontare. E la presenza, la vicinanza, l'affetto e il ruolo del primo ministro di Malta è stato per me un punto di riferimento tutt'altro che banale. La sua età poi lo colloca tra i leader giovani di questa Unione Europea. Najat, ministra dell'Educazione francese, ne è un'altra rappresentante. Ci sono tante donne e uomini che hanno responsabilità di governo significative indipendentemente dall'età e credo che sia un fatto importante. Dopo la stagione gloriosa dei padri fondatori tocca anche a noi figli essere capaci di non vivere di rendita e invece credo che un po' troppi di noi pensano che l'Europa sia un bene ricevuto del quale utilizzare soltanto la rendita e non saper investire sul domani. Dunque è molto importante anche la nostra responsabilità. E infine, nella parte dei ringraziamenti e dei saluti, un pensiero particolare a tutte le donne. L'edizione di quest'anno è dedicata segnatamente alla questione femminile. Vi sono in prima fila, e non soltanto in prima fila, autorevoli ministre, rappresentanti della Corte Costituzionale Italiana, ambasciatrici, consigliere diplomatiche, ci sono la vice sindaco, la presidente del Consiglio Comunale, tante donne che hanno ruoli di responsabilità. Trovo che ancora si parli troppo poco di donne nel mondo e in particolar modo l'Europa possa avere uno spazio per far sentire non più come singoli stati, ma come Unione Europea la grande questione dei diritti delle donne a livello globale. Penso ad esempio che sia maturo il tempo in cui gli Stati membri scelgano di fare un'iniziativa condivisa con le istituzioni in sede ad esempio di Nazioni Unite. Noi portiamo avanti da tempo alcune battaglie storiche dell'Italia, penso al grande tema delle mutilazioni genitali femminili, penso al tema dei matrimoni precoci. Credo che sarebbe opportuno, serio e a mio giudizio assolutamente doveroso che questa battaglia fosse portata con più determinazione avanti dalle istituzioni europee. Nel merito, non ho mai perso un Stato dell'Unione per motivi, diciamo, geografici, per motivi di siamo molto orgogliosi. Eravamo molto orgogliosi di averlo ospitato come città di Firenze, il sindaco Nardella lo è sicuramente almeno quanto lo ero io
e quindi di conseguenza ho visto il cammino di sempre maggiore profondità che questo appuntamento dà al dibattito europeo. Voglio però esprimere il mio intervento di quest'anno in modo molto breve, anche perché a Firenze verso le 7 si stacca, quindi come doveroso che sia cercherò di essere il più breve possibile, ma anche in modo un po' provocatorio. Partendo da un assunto, il miglior discorso sull'Europa veniva ricordato nel corso della conversazione tra Tony Barber, Joseph Weiler e Joseph Muscat, il miglior discorso sull'Europa degli ultimi anni lo ha fatto un non europeo. Lo ha fatto Barack Obama nei giorni scorsi. Non solo perché quando è chiamato ai grandi appuntamenti il Presidente degli Stati Uniti riesce a trovare una chiave di lettura nei suoi discorsi, nei suoi interventi pubblici, che tiene insieme la corda dell'emozione con la corda della visione. E noi europei ne sappiamo qualcosa, penso all'intervento che egli fece a Berlino nel 2008 durante la campagna elettorale. Penso ad alcuni interventi anche di politica interna americana, non di politica internazionale. Io sono molto affezionato a un discorso difficilissimo che lui fece a Tucson in Arizona dopo la strage di alcuni bambini, una delle tante stragi d'armi da fuoco degli Stati Uniti. Penso al discorso che nessuno di noi può dimenticare, dopo la sconfitta delle primarie del 2008 in New Hampshire, il discorso, il primo nel quale egli espresse la formula del Yes We Can. E penso a tanti altri interventi degni di sottolineatura da parte del Presidente Obama. Ma nel corso del suo intervento europeo egli ha fatto qualcosa di più che non toccare le corde dell'emozione. Ci ha ricordato chi siamo. È come se avesse tirato fuori la carta d'identità che uno aveva nascosto o smarrito sotto qualche pila di documenti, ricordandoci cos'è l'Europa vista da fuori. E credo che questo sia un, per noi, lo voglio dire alla classe dirigente di questa città, di queste istituzioni, sicuramente i membri dell'Istituto Universitario Europeo, i giovani ricercatori avranno letto quell'intervento, ma è un intervento da leggere e da rileggere. Perché è un intervento che in qualche modo ci provoca anche. Cos'è oggi l'Europa? Oggi il Papa Francesco nel suo intervento nella Sala della Reggia in Vaticano è partito proprio da una domanda. Cosa ti è successo, Europa? Perché la stanchezza, la rassegnazione sono entrate a far parte del tuo vocabolario? Perché dunque si è perduto quel senso profondo di missione grande che aveva animato nel corso degli ultimi 59 anni il difficile, tecnico, noioso cammino verso una sempre maggiore integrazione? È come se si fosse perduto il senso profondo della vocazione dell'Europa. E allora, molto brevemente vorrei dire quali sono state le parole d'ordine di questo anno del governo italiano nei confronti dell'Europa, perché di fatto interpreto lo Stato dell'Unione giusto appunto come un'occasione in cui il governo italiano racconta in questa prestigiosa sede quali sono state le battaglie portate avanti. Se ci pensate, nel 2014 la parola chiave fu flessibilità. Eravamo appena arrivati al governo. Nel maggio del 14 ci aspettavamo, di lì a qualche mese avremmo assunto la presidenza dell'istituzione, dell'Unione, iniziava il semestre italiano e noi partimmo da una considerazione: il fiscal compact e le regole di bilancio dell'Unione Europea sono un drammatico errore per come sono state concepite. Non perché non sia giusto avere una grande attenzione ai bilanci, cosa che in Italia più che altrove è doverosa, ma perché quel modo di concepire il fiscal compact avrebbe provocato un disastro economico e sociale di proporzioni inedite. La nostra battaglia durante il semestre fu quella di affermare la necessità di alcuni concetti legati alla flessibilità. Battaglia vinta. La comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015, della nuova Commissione, la Commissione di Jean-Claude Juncker, ha consentito di poter utilizzare la flessibilità,
per noi sempre troppo poca, ma comunque un principio sacrosanto affermato. Nel 2015, lo scorso anno, sostenemmo la necessità di un approccio europeo sull'immigrazione. Il 2015 per noi italiani è stato l'anno della battaglia sull'immigrazione, battaglia fatta all'inizio in splendida solitudine assieme soltanto agli amici maltesi. Di fatto soltanto noi, Joseph, fummo in prima fila su quel tema, tant'è vero che Joseph in un consiglio europeo uscì con una frase che io apprezzai molto. Lui disse: in questa sala soltanto Malta e l'Italia si possono permettere il lusso di dire noi non abbiamo cambiato idea. Aveva ragione lui. La battaglia sull'immigrazione è stata una battaglia che, sulla quale tornerò tra un attimo, è ancora tutta da giocare e avrà bisogno di ulteriori stimoli, ulteriori sfide. Ma vede un dato di fatto: non c'è nessuno oggi che dica che il tema dell'immigrazione è un tema dei singoli paesi. Tutti riconoscono che è un tema di tutti. Attenzione, vorrei essere chiaro qui, senza correre il rischio di aprire una polemica politica interna in Italia. Persino i governi italiani del passato, anche quelli di diverso orientamento politico, in passato rivendicavano la questione migratoria alla stretta ed esclusiva pertinenza nazionale. La dico in modo un po' più piatto. Anche in Italia, quando governava la destra, l'obiettivo era dire no, di immigrazione ci occupiamo da soli. Perché? Perché la allora Bossi Fini era vista di non di ottimo occhio, diciamo, in Europa, e quindi l'allora governo italiano rivendicava una competenza esclusiva sui temi dell'immigrazione. A mio giudizio, non solo quel governo, commettendo un errore, ma si è prodotto un cambiamento a 360 gradi. Siamo passati dalla logica di Dublino, il problema è dei paesi di approdo, alla logica europea che cerca con mille limiti di trovare una soluzione. Qual è la parola chiave del 2016 per il governo italiano? Vi stupirò, non è economia e non è neanche immigrazione. È cultura, è educazione. Cerco di essere molto serio con voi e con me stesso. Esiste un tema di rilevante portata sulla questione migratoria, è tutt'altro che risolto. Non soltanto perché ciò che sta avvenendo in Turchia pone un ulteriore interrogativo sulla questione dell'accordo tra Unione Europea e Turchia. Io faccio mie le parole di Muscat dicendo che noi abbiamo sempre sostenuto che quello non potesse essere individuata come la soluzione. Non soltanto perché l'Italia ha presentato nei giorni scorsi il Migration Compact, un documento, siamo già alla versione 2.0, al rilascio numero 2 del primo follow-up della discussione sulle questioni migratorie, che mette al centro l'Africa. Noi eravamo alla Valletta proprio quando si discusse degli aiuti all'Africa e, è stato ricordato nell'intervento di prima, all'Africa noi diamo molto meno soldi di quelli che noi diamo alla Turchia. Bene, si tratta di ragionare, di discutere. Noi abbiamo proposto alcuni stati come i principali interlocutori nella prima fase, in questa fase provvisoria. Non sono necessariamente gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, ma sono quelli subsahariani, e sono gli stati con i quali è possibile fare una scommessa strategica. Ma lo voglio dire con grande chiarezza: se noi diciamo dobbiamo aiutarli a casa loro, come una certa tendenza, in alcuni casi generosa, in altri un po' becera, vuole immaginare, aiutiamoli a casa loro. Beh, se li vogliamo aiutare a casa loro, non possiamo tagliare come è stato fatto negli ultimi 15 anni sulla cooperazione internazionale. Se vogliamo aiutarli a casa loro, non possiamo avere un meccanismo di finanziamento che è decisamente inferiore non a quello della Cina, che arriva a chiavi in mano col pacchetto completo e che offre le infrastrutture con forme di finanziamento già organizzate, ma lontano anche da quello di altri paesi. Occorre cioè avere l'intelligenza di scommettere sull'Africa pensando che questo è anche nostro interesse.
non soltanto è etico, ma è anche utile. Le percentuali di crescita dell'Africa nei prossimi 20 anni saranno superiori a quelli del sud-est asiatico. Certo, esiste un tema di rapporto tra democrazia e diritti, esiste una grande questione legata allo sviluppo e alla pace in alcune realtà. L'Africa è il luogo in cui l'estremismo si fa più pericoloso, da Al-Shabaab a Boko Haram, dalla presenza di Daesh nel nord dell'Africa fino a forme inquietanti di proseliti di Al-Qaeda in alcune zone della cosiddetta Africa centrale. Esiste una grande questione sicurezza in Africa. Ma l'Africa è fisiologicamente il futuro dell'Europa. Non possiamo pensare che l'abbiano capito molto bene i nostri amici cinesi e non lo capiscano gli europei. Dunque esiste la questione dell'accordo con la Turchia, c'è la proposta italiana condivisa dalla Commissione e da altri paesi sull'Africa, è una proposta organica e strategica. Ma c'è soprattutto, me lo consentirete, sul tema dell'immigrazione, una verità da dirci. Se tu giochi tutto sulla paura, perdi, comunque. Se tu pensi di raccontare al mondo che l'immigrazione è un disastro, un'invasione, come viene detto da alcuni politici e operatori della comunicazione italiana, quando l'Italia ad oggi, dall'inizio dell'anno, ha accolto 28.000 persone, la Germania lo scorso anno ha fatto più di 1 milione di persone, il Libano, che ha 4 milioni di persone, ha 1,5 milioni, 2 milioni di rifugiati, la Giordania è un piccolo paese che si fa carico di oltre 1 milione di rifugiati, il sud-est asiatico vede dei fenomeni di migrazione pazzeschi. Quando tu giochi la carta della paura, tu hai perso. Ma non perché tu non sia bravo, ma perché se giochi la carta della paura, vince per forza chi è più bravo di te a fabbricare mostri. Se giochi la carta della demagogia pensando di inseguire i demagoghi, la gente preferirà sempre l'originale alla copia. E ce ne stiamo accorgendo nelle elezioni presidenziali in Austria, giusto per non fare alcun riferimento alle vicende di altri paesi. Dunque c'è un tema. Lo scorso anno, facciamo autocritica sull'Italia, c'è stato un grande problema, vero? La stazione Tiburtina. Per 15 giorni i giornali hanno aperto con le immagini della stazione Tiburtina. Posso dirlo? Il governo italiano non l'ha gestita bene. Mi prendo la mia parte di responsabilità, mi prendo la mia responsabilità in toto, non in parte. Non l'abbiamo gestita bene. Ma si trattava di 200 persone alla stazione Tiburtina, che sono diventate 50 nel giro di qualche ora. Penso alla Francia, c'è qui Najat, penso alla Francia e a Calais, dove ci sono da mesi insediamenti nei fatti di migliaia di persone. Penso all'approdo in Germania, che abbiamo visto in alcune immagini. Penso alla Grecia e alla rotta balcanica. Penso alla discussione di tanti altri paesi europei. Attenzione a dare un messaggio in cui le parole che sono pesanti come sassi e pietre vengono utilizzate a casaccio. Non c'è alcuna invasione nel nostro paese se 28.000 persone arrivano in più di 4 mesi. Certo, noi proponiamo un accordo con l'Africa. Noi proponiamo di aiutarli a casa loro. Noi proponiamo di investire in cooperazione internazionale. Noi proponiamo di fare degli investimenti diversi. Ma se si gioca la carta della paura, se si tornano a costruire i muri, si sa dove si inizia e non si sa dove si finisce. L'Europa è nata quando i muri sono andati giù, non quando sono saliti su. Oggi il Papa ha detto abbattere i muri e costruire i ponti. Chi ama questa città
riconosce non soltanto una citazione forte di valore religioso, ma riconosce un modo di dire tipico di un grande sindaco quale Giorgio La Pira. È ovviamente un riferimento culturale e religioso alto, l'abbattere i muri e costruire i ponti. Ma in questo anno l'Europa è tornata a parlare di muri. Il primo muro è quello della paura. Sarebbe interessante, ma non è questo il caso e il luogo, affrontare una delle domande che Tony Barber ha posto a Joseph Muscat prima, e cioè la discussione su come negli Stati Uniti d'America, nella corsa presidenziale dei repubblicani, una parte di questi concetti hanno preso il sopravvento e sono l'elemento chiave. Dunque, sarebbe interessante discutere di immigrazione, ma non lo voglio fare qui, in questa sede. Sarebbe interessante discutere di crescita economica, anzi, vi dirò di più, per me il punto chiave della crescita non è economica in Europa. Il dramma della crescita in Europa è che non c'è crescita demografica. La vera sfida culturale dell'Europa, più grande di tutti, è la maternità. È il concetto di famiglia, che da noi ovviamente è immediatamente declinato sulla base di uno scontro culturale, per alcuni aspetti anche ideologico, comprensibile per le diverse tradizioni del nostro paese sul tema della famiglia, famiglie e di varie questioni legate al riconoscimento di varie forme di famiglia, sapendo che la nostra Costituzione ha una previsione esplicita in merito. Ma in realtà il tema centrale della comunità domestica va oltre ogni sguardo ideologico o ogni dibattito. Qui c'è un problema, si stanno sgretolando le forme di unione tra le persone. E l'Italia è uno dei paesi che fa meno figli al mondo. L'Europa è il continente che è messo peggio di tutti. Vogliamo dire che è maturo il tempo di una grande scommessa culturale sulla maternità, che vuol dire sulla grande sfida della gestione dei progetti di vita? Se tu hai un meccanismo nel quale non c'è sicurezza per il futuro, non vai da nessuna parte. Il Jobs Act, la grandezza del Jobs Act, non è nel numero dei 398.000 posti di lavoro in più che sono stati fatti dal 22 febbraio 2014 ad oggi secondo l'Istat, né nei 354.000 posti tra i 398.000 che sono a tempo indeterminato, che pure è un elemento di grande orgoglio, e nemmeno nei 373.000 disoccupati in meno. Tutte cose che ci rendono felici. Ma l'elemento chiave del Jobs Act è che sono tornati a crescere i mutui. È che due ragazzi hanno potuto ricominciare a pensare a se stessi come a un nucleo capace di creare futuro e non soltanto di aspettare futuro. C'è una bella differenza tra creare il futuro e aspettarlo. Io trovo che questo tema sia interessante da approfondire. Ne parleremo nel prossimo anno come Italia, proponendo un nuovo position paper del nostro paese sui temi della maternità. Lo facciamo per l'Europa, ma lo facciamo anche per noi. Medico cura te stesso, questo è il primo principio che dobbiamo utilizzare in questa partita. Naturalmente tutte le questioni della crescita economica ci vedono particolarmente interessati, ma non posso affrontare qui la digital economy, la manifattura 4.0, l'innovazione, l'investimento nelle forme tradizionali. C'è un dato di fatto, torno a ciò che ha detto il Papa questa mattina. Non c'è Europa se non c'è lavoro per i più giovani. Il terrorismo ha colpito al cuore il nostro continente, ma paradossalmente nella percezione di ideale europeo è ancora più grave nella vita quotidiana la mancanza di lavoro e la disoccupazione giovanile che non le minacce esterne legate alla sicurezza. Non mi si fraintenda, voglio essere chiaro. È evidente che il terrorismo è il male assoluto, che il terrorismo estremista è il male assoluto. Ma l'immagine dell'Europa, il sentimento dell'appartenenza europea è molto più scalfito
dalla mancanza di condizioni economiche positive, di opportunità di lavoro, che non da minacce esterne, che anzi in alcuni casi rafforzano il sentimento dell'identità europea. E io credo che in alcune zone del nostro continente le elezioni le perda chi non riesce più a creare posti di lavoro. Il sentimento di demagogia e di populismo è molto più fertile laddove manca il lavoro. Dunque, immigrazione e crescita continuano a essere parole chiave per noi, ma noi nel 2016 parleremo soprattutto di cultura. Perché pensiamo non che sia un tributo a questa città o al nostro paese. Ci osserva una statua di Michelangelo. La straordinarietà di noi fiorentini è di mettere una statua di Michelangelo insieme ad altre. Se ci pensate, è l'esatto opposto del marketing. Tu vai in un qualsiasi paese, c'hai una statua di Michelangelo e c'hai almeno 5 sale d'attesa che ti raccontano che stai per entrare di fronte a Michelangelo. Una che ti racconta la vita di Michelangelo, un video in 3D che ti fa entrare dentro parte da Michelangelo Caprese, la provincia d'Arezzo, dove lui era stato, dove lui era nato, fiorentino doc, ma mandato in trasferta il padre. Lo dico perché io sono nato a Firenze, ma sono considerato del contado, avendo orgogliose radici rignanesi. In un qualsiasi paese del mondo la statua di Michelangelo la prepari alla visita. Da noi la mettiamo lì. Probabilmente nemmeno i fiorentini sanno riconoscerla. Tra le 8 statue che ci sono, 9 col Papa dietro, che è nascosto il Papa... Non so se tutti la riconoscono, ma perché? Perché la bellezza è di casa. Ora stiamo per fare un bilaterale con il primo ministro di Malta. Lui pensa di fare un bilaterale messi a sedere. Invece lo porto sulla Torre d'Arnolfo e mentre camminiamo, lì la Torre d'Arnolfo è un altro miracolo. Cioè, si può uscire vivi o morti dalla Torre d'Arnolfo. Cioè, nel senso che Cosimo è una citazione storica. Cosimo ne è uscito vivo, era in carcere, vi faccio vedere dopo la cella. A Savonarola è andata un po' peggio, cioè è sceso giù e poi l'hanno sistemato per le feste quando è sceso giù. Ma a te va bene, Joseph, tranquillo. Però il punto è che la bellezza e la cultura è talmente presente che noi ormai siamo abituati, non ci fa più nessun effetto. E invece la riscoperta di ciò che noi siamo è il punto chiave dell'Europa. Quando vi raccontano che sulla base degli attentati terroristici bisogna chiudere le frontiere, bisognerebbe avere il coraggio di dire che se chiudiamo le frontiere li teniamo dentro. Non ci stiamo difendendo, stiamo tenendo dentro i killer, perché sono nati in casa nostra, sono cresciuti in casa nostra. Con Najat abbiamo fatto qualche giorno dopo, la terribile vicenda del Bataclan, un omaggio alla Sorbona, a tutte le vittime dell'attentato e in particolar modo, e ringrazio di nuovo Najat per essere stata con noi a portare la voce del governo francese, di Valeria Solesin, la studentessa, la ricercatrice universitaria veneziana che alla Sorbona insegnava. Alla sua memoria il ministro Giannini, il ministro Costa hanno dedicato delle borse di studio. L'ho comunicato qualche giorno fa alla famiglia. Ma il terrorismo internazionale ha colpito dentro il cuore dell'Europa, usufruendo e partendo da killer locali. Seconda generazione, terza generazione, in contatto, sì, ma persone nate nei nostri luoghi. Nati negli ospedali in cui sono nati i nostri figli, cresciuti nelle scuole dei nostri figli, educati nelle università o non educati nelle università dei nostri figli, andati in carcere nel nostro sistema penitenziario. Allora, o noi recuperiamo la cultura come elemento di identità per poter finalmente ricordare a noi stessi chi siamo e da cosa ci dobbiamo difendere, oppure
stiamo perdendo la sfida con il nostro tempo e con noi stessi. Io sono affezionato a una frase di Chesterton, i fiorentini me l'hanno sentita citare a gogo e mi perdoneranno se la ripeto qua, una frase di Chesterton che dice che il mondo non finirà mai per la mancanza di meraviglie, ma per la mancanza di meraviglia. Riscoprire la meraviglia, lo stupore, la bellezza, la cultura come elemento costitutivo dell'Europa. L'Europa patria dell'umanesimo, ha detto Papa Bergoglio questa mattina. L'Europa come luogo di identità dinamica, flessibile, discutibile, ma con un'identità. Non esiste al mondo uomo senza identità, donna senza identità. Se non ti chiamo per nome, chi sei? Qual è il nome dell'Europa oggi? Ecco, su questi temi, nei prossimi mesi, noi chiameremo l'Europa a discutere. Abbiamo ottenuto la flessibilità, non quanto avremmo voluto, ma certo molto di più di quella che c'era stata lasciata dai nostri predecessori, anche perché era zero, per cui nel momento in cui ottieni un primo elemento di flessibilità già qualche risultato l'hai ottenuto. Abbiamo ottenuto di portare l'Europa a discutere di immigrazione, non come avremmo voluto noi. Troppo spesso l'idea è che l'Europa cerchi di metterci una pezza, non di avere una strategia di lungo periodo. Col Migration Compact proponiamo una soluzione a breve, ma contemporaneamente proponiamo anche una lettura di lungo periodo. Ma quello sul quale ci caratterizzeremo nei prossimi mesi è l'idea della cultura, della identità, dell'educazione, del capitale umano, di ciò che fa grande una persona, di ciò che corrisponde al bisogno di risposte che l'uomo ha, ma ciò che fa grande una comunità. Perché, piaccia o non piaccia, una comunità non è mai un insieme di donne e di uomini accatastati l'uno sopra l'altro. Non è mai un elenco di codici fiscali. Una comunità, ce lo insegna Firenze, non è l'ufficio anagrafe, che è importante, ma non è l'ufficio anagrafe. Ecco perché, e chiudo, vorrei rendere omaggio, concludendo, all'Istituto Universitario Europeo. Vorrei chiedere all'Istituto Universitario Europeo di aiutarci in questo anno. Da qui alla prossima edizione dello State of the Union ci sarà un appuntamento significativo, 25 marzo 2017. E io sono molto fiero e orgoglioso e anche grato di poter festeggiare questo appuntamento sotto la presidenza maltese, sotto la presidenza di turno maltese. Lavoreremo insieme perché il 25 marzo 2017, 60° anniversario della firma dei trattati, possa essere un grande evento in cui vorrei che l'Istituto Universitario Europeo giocasse un ruolo fondamentale. Così come vorrei che l'Istituto Universitario Europeo continuasse la battaglia che qualche anno fa abbiamo iniziato per creare qua a Firenze, loro dicono a Fiesole, insomma, siamo al confine. La grande scommessa della School of Government, in una logica di network con altri soggetti internazionali di grande richiamo. E vorrei infine chiedere una mano all'Istituto Universitario Europeo per il progetto che più ci intriga, quello di Ventotene. Voi sapete che Ventotene è la patria degli Stati Uniti d'Europa, è un'isola meravigliosa. Il complesso carcerario è stato però abbandonato nei primi anni 60 e adesso letteralmente cade a pezzi. È una ferita per l'identità italiana. Lì è stato messo in prigione quello che sarebbe diventato uno dei più grandi presidenti della Repubblica, Sandro Pertini. Lì ha trascorso, tra Ventotene e il carcere, del tempo non soltanto Altiero Spinelli, ma ad esempio l'uomo la cui firma verga per primo la Costituzione italiana, Umberto Terracini, era il presidente dell'Assemblea Costituente. Lì dunque ci sono pezzi di storia identitaria dell'Italia, ma lì c'è soprattutto un respiro europeo che va oltre i piccoli egoismi. E allora noi faremo di Ventotene, abbiamo liberato 80 milioni di euro la settimana scorsa, staccato l'assegno,
faremo di Ventotene un luogo per giovani ricercatori, per funzionari europei, per studiosi, per diplomatici, per donne e uomini del Mediterraneo che amano parlare di politica e amano servire la cosa pubblica con uno sguardo disincantato e libero da condizionamenti. È un grande progetto italiano. Mi piacerebbe che fosse l'Istituto Universitario Europeo a gestirlo assieme a noi, senza nemmeno chiedere i soldi alla Commissione. Facciamo coi nostri. Il punto però è che tutto questo sarà possibile se l'Istituto Universitario Europeo avrà non soltanto il desiderio di vincere questa sfida, ma di continuare una grande, grande, grande avventura insieme. E io non posso, concludendo questo intervento, non chiedere di raggiungermi qui sul palco, non soltanto per concludere i lavori dello State of the Union, ma per tributargli un grande abbraccio e un commosso ringraziamento, non posso che chiamare il presidente Joseph Weiler, a cui va la mia gratitudine, quella del governo italiano, e mi permetto di dire, da ex sindaco, con l'autorizzazione di Dario, di questa straordinaria città. Grazie. Presidente Renzi, io ho una deformazione professionale. Sono professore. Nella scala Obama ti do oggi 30 e lode. E sulla faccenda di questo comune desiderio di creare questa scuola, consideriamo oggi il fidanzamento e ci auguriamo il matrimonio in 2 o 3 anni. Ora, come tu sai, l'idea e il senso del State of the Union è l'incontro fra noi accademici e voi policy makers. Ma vedendo la scelta di questo anno, che considero una delle mie decisioni più felici, non vorrei che l'ultima immagine sarà io accanto a te. Vorrei invitare Ruth Rubio Marin e suoi due figli. Hai parlato della maternità. Chi sarà lei e i suoi figli, l'ultima immagine? Fra l'altro tifosi della Fiorentina. Ecco, questo. Vieni Giorgio con noi, vieni Giorgio. Tifosi Fiorentini che stanno nel Palermo così così, deve andare allo stadio Joseph. Se non va allo stadio Joseph. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Presidente Renzi, autorità, le président français de l'Institut, e chiudiamo e diamo appuntamento l'anno prossimo allo State of the Union. Grazie a tutti.